Ragazzi, eccoci di nuovo tornati in un road to Infinity! Signore e signori, siamo di nuovo qua appunto tornati, dopo un bel po' di tempo che non registravo su Marvel Snap. Visto che era da un po' che non tornavo, ho detto, ma sì, andiamo, cerchiamo di andare avanti, recuperare, andare fino a Vibranio, dove ci eravamo fermati nell'ultimo road to Infinity, perché poi il video dopo, che era quello di Darkhawk, era una conquista ed ero ritornato a Platino, se non ricordo male. Sì, a Platino. Signori, io direi che possiamo già addentrarci nelle avventure, nella spiegazione del mazzo nuovo che andremo ad utilizzare oggi. Eccoci qua, signore e signori. Ovviamente il mazzo, lo vedete qua, si chiama Devil Dino Draw. E adesso vi spiego il perché di questo nomino particolare. Allora, questo mazzo idealmente era stato creato per fare le missioni pesca del carte, però hanno modificato Mantis, l'hanno resa un po' diversa e quindi ho dovuto arrangiarmi in un modo e trasformare questo mazzo anche per le missioni, ma anche in un mazzo dove si possono fare cose. Come vedete, come dice anche il nome, è un Devil Dino, quindi il protagonista è Devil Dinosaur, che lui ha un effetto continuo che prende più 2 di forza per ogni carta che abbiamo in mano. Ovviamente non vedrete Moon Girl perché no. Essendo appunto uno che deve, un mazzo che principalmente si focussa su avere carte in mano, ho detto, ma perché non mettere un'altra win condition che potrebbe essere il collezionista, che prende più uno quando viene aggiunta una carta che non fa parte del nostro mazzo originale, come ad esempio Sentinella, che la scoperta ci aggiunge un'altra Sentinella in mano. Noi abbiamo questa sentinella primaria, la sentinella che abbiamo in mano non fa parte del nostro mazzo iniziale e quindi Collector si buffa. Come anche si buffa con Cable, che pesca una carta dal mazzo avversario, buona perché potrebbe togliergli una carta molto forte del mazzo avversario, una carta che lo può aiutare. E alcune volte appunto Cable mi ha salvato anche il culo, c'è da dirlo. Poi abbiamo anche Mantis, che appunto è stata modificata a 2-2. Poi è ritornata 1-2 con un effetto diverso, che prima era pesca una carta dal mazzo avversario se lui ha giocato nello stesso campo di Mantis in questo turno. E adesso è diventato se il tuo avversario ha giocato una carta qui durante il turno, copia la stessa carta nella tua mano. Quindi non passa di fare un effetto di Cable solo alla Guardiana della Galassia, quindi se giochi dove ho giocato Mantis, prendo una carta dal tuo mazzo, adesso è copio la carta che hai giocato. Sì, dipende dalla carta che gioca anche l'avversario, però non è poi così malaccio, quindi anche lì Collector si buffa se ovviamente ce l'abbiamo. Poi abbiamo anche Kitty Pryde, che ogni volta che ritorna in mano piglia più uno e ritorna in mano ogni volta all'inizio turno, quindi lei è un'altra Kitty, quella che ci ritorna in mano, e quindi Collector si buffa per l'appunto. Abbiamo anche Quinjet, che vi va a scontare le carte che non sono del nostro mazzo, ovviamente, quindi l'altra sentinella, la carta di Cable, la carta di Mantis, e peccato Kitty. Peccato Kitty, perché giustamente diventerebbe uno zero. Prima quando era Quinjet forte, non che adesso non lo sia, però quando era veramente tanto forte, era una zero Kitty, però va bene. Era una 0-1, signori, e qui la cosa va molto bene. Poi abbiamo Magic, che mi sembrano un po' così a casaccio, ma in realtà sni, perché mi permette di pescare una carta in più per Devil Dino, e quindi volendo farlo arrivare a tanti punti, e anche perché comunque avere un altro turno ci permette di giocare un po' più di carte, potenziare magari di più Collector, e via. Poi abbiamo un piccolo pacchettino di Thor, quindi Thor che ci aggiunge scusatemi, che ci aggiunge Mjolnir nel mazzo, che Mjolnir dà più 6 a Thor, quindi diventa sostanzialmente un 3-10. E Jayne, che ci fa pescare tutte le carte di costo 0. E io per questo che ho detto, questo mazzo è fondamentale sul fattore pesca, perché appunto le carte che dicono pesca fanno fare il fattore della missione. E comunque è una 5 nuova adesso. No bad, not bad. E ho voluto mettere anche due patch utili, ma molto utili in questo mazzo. Che sembra, ma in realtà, ragazzi, Shang-Chi e Enchantress Incantatrice
sono due tech che in questo mazzo funzionano perfettamente. Sono fortissime perché Enchantress si mi ha salvato un sacco di volte il culo, Shang-Chi pure. Quindi ragazzi, questo mazzo ve lo consiglio molto perché è anche divertente da giocare, perché è molto un fai, disfa, Thor, cerca di potenziare Thor, che abbiamo anche un'altra win condition in realtà che è Thor volendo. Volevo pensare di mettere Beta Ray Bill se solo ce l'avessi, però se nell'eventualità mai ce l'avessi Beta Ray Bill, probabilmente forse la metterei al posto di Magic, credo. Però a quel punto dovrei mettere Zabu, non lo so. Comunque per il momento a me il mazzo piace così e direi che a Vibranio ci portiamo avanti verso l'infinito e basta, verso l'infinito, perché oltre no, oltre ci sono i rank che a me sni interessano come no. Comunque direi che possiamo ben partire. Bello, quando il gioco mi si bugga è bellissimo, bellissimissimo. Comunque Triskelion, ottimo. Però Watu ci permette di guardare le carte, o no? Ah no, non ce lo permette di guardare le carte, guardare il campo. Ah, non me lo fa fare. Ah, perché giustamente non è all'inizio della partita. Però va bene, direi Quinjet, visto che abbiamo, per fortuna, ce l'abbiamo subito così. Le carte del Triskelion ci vengono scontate, anche Luke Cage, non male. Che culo, la ghiacciaia, giustamente, Adam Warlock, bella lì, mi sembra veramente giusto. Io direi di fare Luke Cage in mezzo. Peccato che non abbiamo Collector perché avrebbe fatto già un po' di punti. Mirage si prende Watu. Giusto, se non sbaglio non l'hanno cambiata più di tanto. Ha scoperto la carta di costo più basso nella mano dell'avversario, sì, quindi ha un Watu che è 1-4. Ok, adesso io direi Miniera mi sta proprio altamente sui tre quarti, quindi la vorrei togliere con Magic. Mi sa che lo farò subito. Però Miniera dà fastidio anche a lui in realtà. Cioè, sì, dà fastidio anche a lui, probabilmente, cioè credo proprio di sì. Io ho Jayne, quindi in realtà abbiamo già comunque una mano buona. Io giocherei Thor però. Giocherei Thor. Così mi metto già Mjolnir nel mazzo. Storm, ok, l'ha cambiata lui, va bene. Però noi volendo abbiamo Magic. No, vabbè. Madonna, che culo, abbiamo già pescato Mjolnir. Che culo. Allora. Io direi. Mi piace in realtà la mossa di fare White Queen, che gli vado a prendere la carta più alta. Watu. Mjolnir, lo giocherei subito. Per il semplice fatto che non mi va di occuparmi una zona di queste due, perché l'obiettivo sarebbe vincere Triskelion nella ghiacciaia. Potrei giocare Magic, però non lo so, non mi ispira più tanto. Abbiamo, comunque abbiamo Jayne, abbiamo Adam. Punti ne facciamo abbastanza. Visione. Che culo, quello che ha beccato la ghiacciaia. Mi sembra giusto che è diventata appunto la carta più alta anche. Vabbè, peccato, peccato. Watu anche lui. Che botta di culo, che botta di culo, ha pareggiato. Mister Fantastic ce l'ha dal Triskelion. Mirage, Mirage pure. Vabbè, Watu. Minchia, ha giocato solo carte del Triskelion. Visione? Visione del Triskelion. Non lo so. Comunque, Quinjet in realtà non è malaccio perché posso spostarlo su inondato. E a me la cosa piace alquanto, quindi direi che lo faccio. Devildino non sto a giocarlo, magari il prossimo turno si può giocare. Visione, così un campo ce l'abbiamo assicurato. Lui gioca Magic, perfetto, non devo giocare Magic io. Che culo. Va benissimo. Forge. Non so che mazzo abbia, devo essere sincero. Non saprei minimamente. Sono tentato di snappare. Sono tentato di snappare. Infatti, io Visione lo sposto subito, così inondato è mio. E me lo assicuro. E a sto punto io farei. Io farei Adam Warlock a sinistra. Io farei Adam Warlock a sinistra e pure Kitty. Perché tanto Kitty mi ritorna a mano e ti snappo anche. Sì.
Sì, perché Adam ci promette di vincere il campo e di pescare, quindi che Devildino diventi più forte. Meno male che ho spostato visione. Ma hai preso Quinjet, adesso non è che mi importi più di tanto, perché forse in realtà qualche carta che ce l'hai già, però vabbè. Comunque, in realtà direi che abbiamo una mano bellina. Lui sarà costretto a giocare su Triskelion, quindi io posso Devildino farlo in mezzo e Mantis farla a sinistra. O volendo fare Cable, che così faccio faccio un punto in più. E direi che facciamo così. Sì. Direi proprio di sì. Devildino che è un 15, che adesso che è un 13, scusa, che adesso diventa un 15. Che prendiamo da Cable, Luke Cage. Ok. Odino. Ok, Odino non mi... Ma no, non mi preoccupa per niente. No. Pensavo di vincere con Odino, ma il Triskelion devo dire che mi ha dato una manina alquanto interessante. Lato positivo è che appunto, se avevamo il nostro buon uomo di... del collezionista, facevamo anche quei punti in più che ci servivano da Triskelion, che potevano esserci molto comodi. Però il lato positivo di questo mazzo appunto è che anche se diciamo tipo Triskelion distretto X, no, distretto X no, in realtà è quello che rompe un po' di più, però campi come il Triskelion, Werewolf, in realtà non lo vanno a scombussolare più di... Cioè, sì, Werewolf forse sì. Vabbè, comunque, campi che danno carte che non sono nel mazzo, fanno il loro comunque, aiuto, cioè... Se la cava anche con carte che non sono sue il mazzo. Questa è la cosa positiva. Poi abbiamo due tech veramente forti. Shang-Chi e Enchantress... che due coglioni. Vabbè. Niente, giochiamo Thor. Io non volevo giocarlo su Bifrost. Il Bifrost mi fa veramente rompere come campo, io non lo sopporto. Ecco, il Bifrost è uno di quei campi che mi veramente non sopporto, proprio non mi piace per niente. Il caso è che adesso o mi committo su un campo o non lo so, quello è il problema. Perché Sentinella adesso verrà spostata sul Bifrost. America pure, però sti cacchi di America. Giù in mezzo, mi piacerebbe un sacco giocare in mezzo, guarda. Che palle. Vabbè, io faccio Cable. E ti faccio... Faccio Cable per forza su Bifrost, anzi, facciamo così. No, non credo, giochiamo Kitty a destra e a sinistra, sì, a destra. E boh. Ecco, io ho paura che questo qua potrebbe essere un Green Goblin. Silver Surfer è bellissima. Variante stupenda. Mr. Negative. Ok, va bene. Mr. Negative, va bene. Silver Surfer è bellissima come variante. A noi in realtà non va neanche troppo male con Torre. Non va neanche poi così malaccio. Ovviamente direi Jane Foster, perché così ci aggiungiamo il Mjolnir. 3-3-6, cazzo. Merda, vado in overdraw, non posso pescare. Mannaggia. Magic. Vabbè, magari l'ha pescato adesso, però farlo prima non sarebbe stato male. Ecco. Farlo su ovunque non avrebbe avuto senso. E cazzo, ovunque, come lo cambi? Non lo cambio ovunque, rimane là così. E va bene. Vabbè. ci gioco per forza, devo giocarci carte che non l'ho scoperta. Quindi Quinjet. Kitty. Direi Silver Surfer, sì, perché altre carte di costo 3 mi pare che non ce le ho. Quindi potrei giocare anche già subito Silver Surfer. E Mjolnir me lo tengo sempre all'ultimo. Mercoledì. Potevo pescare una carta in più, però vabbè. Silver Surfer.
Wong. Ok, avendo ricevuto Silver Surfer forse abbiamo fatto bene, però mo che cacchio fa? Cosa può fare? Io volendo potrei... Oprio. Signori, oprio. Boom. Boom, ti snappo. Me ne frega proprio niente, ti snappo. C'ho Silver Surfer, c'ho Enchantress, signori, cioè... Direi Collector. Direi... Oppure Kitty, Sentinella. Faccio un po' più di punti, sì. E Mjolnir in mezzo. Tanto cambia una chicca, cambia una sega. Boom! Signori, boom! Signori, mamma mia, cosa c'ha? Cosa c'ha? Sono pure. Se c'ha mistica, sono di un contento. Se c'ha mistica, sono di un contento. Forse, meno male che non ho giocato con Lector, avrei fatto, ho fatto un punto... Ironheart. Ok, non gli ho fatto fare... Oh! Gli ho rotto la combo. Gli ho rotto la combo, signori. Con Enchantress gli ho rotto la combo. Purtroppo ci è andata quasi... È andata molto male in mezzo. Però ci è andata di culo, abbiamo vinto. Signori e signori. Gli abbiamo rotto la combo. È per questo che vi dico, ragazzi, Enchantress è una tech fortissima. Una tech veramente, veramente forte. Ma in realtà è qualunque mazzo. Purtroppo, peccato anzi che una 4-5 costicchia un po', però ci sta per quanto è forte, secondo me. Cioè, è counterabile da Cosmo. Ovunque. Spazio profondo. Altre carte che lo counterano, non mi ricordo. Quali potrebbero essere, però, cioè, è counterabile, quindi, ok, però 4-5, costicchia. Fosse già costata un, che ne so, un, l'avessero fatta costare poco, però un effetto veramente forte, quindi ci può stare che costi quanto è, ci può stare. Finalmente Collector con Cable Kitty, quindi carte che lo fanno potenziare. Wolverine, lui è un Destroy, o un Discard. Con Wolverine. Krakoa. Ok, Krakoa da quando l'hanno modificata ha più senso. Vabbè. Io devo dire che c'ho delle carte molto buone. Allora, io direi Cable e Mantis. Sì, Cable e Mantis. Così Krakoa mi dà 3 punti in più su chiunque giochi. Yondu. Lui da due... No, Quinjet. Porca trota. Vabbè, Quinjet era un 1-5. Vabbè. Mi dà un Baki. Ragazzi. Ragazzi, abbiamo preso Red Hulk, abbiamo preso. Abbiamo preso Red Hulk. Che era quella abbuffata da Krakoa. Boia. Va bene, a me va benissimo. Porca boia, va bene. Ok. Ok, Thor. Thor interessante, che è diventato una 3-7, molto interessante. Baki, vabbè, Baki è inutile però. Ok, turno 5, ti direi di gioco Devildino io. Io turno 5 gioco Devildino. Baki non sto a giocarlo, sinceramente, proprio... Mi sembra uno spreco giocarlo. Baki mi sembra proprio uno spreco. Cioè, me lo tengo in mano, potenzio Devildino. Tanto lui in mezzo, appunto, non ci sta giocando. Oddio, in realtà, cacchio, Sacra Linea Temporale mi potrebbe essere veramente utile per potenziare Collector. Porca troia, Killmonger. Porca troia, Killmonger. Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Cacchiarola. Cacchiarola, cacchiarola. Mi sa Devildino Mjolnir, per forza. Mi sa Devildino Mjolnir, per forza. Sì, perde un po' di punti, David. Perde un po' di punti, Dino, però. Non importa. Carnage. Ok, lui è andato abbastanza bene. Cioè, lui è andato parecchio bene.
Vabbè, sacra linea temporale mi sa che è tua. Tanto, dovevo pensarci prima a completarlo mercoledì, non ci ho pensato subito. E c'è un Red Bull che zio ha preso da te. È bellissimo, sta cosa proprio mi piace. Mi piace un fottio. Allora, lui probabilmente starà pensando. Ci giocherà in mezzo, forse. Lo giocherà appunto in mezzo Redulk. Io mi sa che però si è ritirato perché ha visto che abbiamo Redulk. Ah, forse lui si è ritirato perché dove lo gioco mi sa che vinco, mi sa. Per quello che c'è in mano. O pensava di pescare Det o Knull. Anche se Knull forse non era chissà quanto forte. Sì, ho preso qualche Squirrel, la Mantis, Mantis Kitty. Sì, non... No, in realtà scherzo, non dovrebbe essere così forte. Mantis. Ecco, Mantis qui. Ha senso giocarla? Lui ci giocherà poi quella cosa. Giocherà? Boh. Io proverei a giocarla. Ok, che culo. Ha giocato. Cosa mi piglio? Yondu. Ma potrebbe essere un altro destroy. Io fuori Kitty perché è la carta meno costosa che ho. O meno forte. No, meno costosa, sì. Lui oltre a Yondu cosa cacchio avrà? X23 forse. Lui snappa. Lui snappa. Io direi che Yondu lo gioco subito. Preferisco giocare prima io. Subito Yondu Maximus. Che cacchio di mazzo è Yondu Maximus? Spider-Ham in realtà è molto buona. Però c'ha Redulk. Porca troia. Vabbè. Pet Mansion. Collector direi Quinjet. Ah, non è vero. Mi ha fregato. Va bene, Collector Quinjet. Si fa così. Baron Zemo. Azzo, adesso la carta meno costosa è Shang-Chi. Avrei avuto la carta minore, ma ok. Ma ti posso dire che da un lato mi va anche bene. Da un lato, che ha preso Shang-Chi. Cioè, Dio, Sni, però, vabbè. Però in realtà non è poi così male, non è poi così male. Io direi Sentinella Cable in mezzo. Gladiator, ok. Devildino. Bello, lo vedi questo? Ok, il suo obiettivo è farmi pescare il mazzo, finirlo e perdere con quelle poche risorse che ho. Cable che prende Cable. Signori, Cable che prende Cable. Doppio Cable. Signori, doppio Cable. Doppio Cable e Sentinella. C'ho anche Thor. Thor che volendo Jane dopo. Interessante. Boom. Ti snappo. Dottoc. Oh, cosa ti ho fatto? Ti ho impedito di... Oh. Però vabbè, c'ho Octopus, quindi... Porco due. Ma che cazzo, io ho beccato... Io ho preso Shang-Chi, ma che due palle. Cazzo, Cable che prende Cable e Cable che prende Shang-Chi, ma che cacchio. E poi sulla location in cui non posso usarlo perché mannaggia al Giuda. Non ho messo Thor, vabbè, da un lato è meglio in realtà. Che se no mi avrebbe ciulato le cose, però. Va bene, Mjolnir l'abbiamo pure pescato. Che culo. Io direi di fare allora... Jane a sinistra. Perché un 9 punti. Direi che non li butto di certo. Anche se volendo potrei passare. Volendo potrei passare. Tanto al massimo le mossa che faccio dopo è Jane Mjolnir. Quindi in ogni caso la mossa è quella. Mi sa che passo, sì. Mi sa che passo. Redulk che diventa più forte. Io c'ho Shang-Chi. Mossa si cambia al volo, non mi interessa, la mossa la cambiamo al volo, non me ne frega proprio niente. E direi di fare Sentinella perché tanto Collector piglia un 1, fa 4,
C'è un punto in meno di Enchantress. Mi toglie Quinjet. Però faccio Devildino. Nel frattempo rimango Devildino, lo faccio rimanere un po' forte. Non so perché, con Sentinella faccio 4 punti. Quindi arrivo a, perché faccio 3, 3 suoi e 1 di Collector. E quindi arrivo a 15. Con Enchantress arrivo a 16, un punto in più. Però lui perde, Devildino perde 2 punti. Quindi arriva a 13. Quindi qua faccio 19. Con Shang-Chi, vabbè, glielo tolgo. Quindi non faccio 19, ma faccio 21. Rimane 21, mi pare. No? Che cacchio dico? Con Shang-Chi faccio 24. Ok, il tempo sta finendo. Faccio 24, meno 2, faccio 22. Faccio 22. Red Hulk muore, non so se ci gioca. E Isola dei Mostri, quasi quasi sto pensando di lasciarglielo. 2, 4, forse io ho più punti. No, Enchantress. Preferisco fare un punticino in più. Shadow King. Cazzo, ho fatto bene. Porca troia. Merda, mi ha fottuto. Mi ha fottuto col Shadow King. Perché Red Hulk non era più sotto il range di Shang-Chi. Non era sotto il range di Shang-Chi, quindi mi ha fregato. Poi ho giocato. Bella mossa, tra l'altro, bella mossa. Cazzo, Enchantress. Sì, mi ha fatto vincere. Perché appunto mi ha tolto Shadow King, mi ha tolto Collector. Quindi i punti che avrei fatto con Sentinella sarebbero stati abbastanza inutili. Vabbè, ragazzi, ci è andata un po' male questa. Questa purtroppo ci è andata un po' male. Pensavo di fare robe assurde. Pensavo di vincere. Devo essere sincero, ragazzi, pensavo vivamente di vincere. Direi che ci possiamo vedere in un prossimo meraviglioso video, dove proveremo magari a fare un altro Road to Infinity e provare a superare il Vibranium, arrivare all'Omega, per poi arrivare al Galattico, per poi arrivare all'Infinito. Ci vediamo al prossimo video. Pica pica a tutti.